grazie per essere qua come assessore alla pubblica istruzione. Vi dico quello che ho fatto in questi giorni. Da quando c'è stata l'alluvione, tutta l'amministrazione al completo è stata in giro, naturalmente per vedere tutti i danni in giro che ci sono nella città. Come giusto le mamme mi dicevano, priorità ai bambini. Io per anni sono stata l'assessore alle nonne e ai bambini, e giustamente come nonna è giusto che io vada a vedere, anche perché parte di voi mi conoscono ormai, ho 63 anni, qualcuno è nato anche con me, c'è qualche nonna in giro, quindi ho avuto sempre questa sensibilità. Io stamattina sono stata per l'ennesima volta alle scuole, sono stata ieri, sono stata l'altro ieri e sabato insieme alla preside abbiamo fatto tutto il sopralluogo, anche se non è un mio assessorato, però è giustamente ho l'istruzione, i bambini devono entrare e quindi per sicurezza abbiamo fatto chiudere la scuola la prima volta e il primo giorno, e poi l'indomani abbiamo deciso, visto che i pannelli che erano, che sono e adesso oggi non ci sono più nel corridoio, sono stati tolti tutti quanti. Ieri la squadra è andata a vedere quello che c'era, nelle classi non c'è acqua perché ci sono i rappresentanti di classe, però perfetto, avete visto, avete fatto il sopralluogo, nelle classi non c'è acqua. La parte dove salgono i bambini, cioè dall'entrata delle scuole, per capirci, dove c'è la piscina a salire, lì i pannelli, tutta l'acqua, si sono insuppati e giustamente li hanno dovuti fare saltare. Ieri sono andata a fare il sopralluogo, quindi hanno comprato speciali pannelli agnifichi in modo che acqua e fuoco non può più succedere niente. Ieri sono andata a vedere, perché anche i giardinieri ancora continuano le loro pulizie, perché là è immensa la pulizia. E oggi sono ritornata, intanto che ho fatto delle foto, perché anch'io mi faccio le mie foto per vedere quello che stanno facendo. Non c'è più un pannello. I pannelli sono stati tolti tutti dalla scala dove entrano i bambini, dall'entrata. Quella zona è stata messa in sicurezza, non c'è più, non esistono, sono stati tolti. Oggi pomeriggio cominciano a montare i pannelli dove c'era la parte non in sicurezza, dove sarà messa, perché il tetto è alto, quindi devono mettere le plafoniere, devono montare le luci. Appena si asciugherà tutto quanto, verrà imbiancata tutta quella zona dove si scende fino all'entrata dove vanno i bambini. Quindi oggi lavoreranno, stanotte lavoreranno, domani lavoreranno, giovedì sera lavoreranno, potete andare a qualsiasi ora perché li trovate là, stamattina alle 6:30 erano già lì, non c'è più niente. E giovedì mattina i bambini saliranno dalla strada principale. Avevamo pensato, ieri mattina con la preside, avevamo pensato insieme a me, perché ho detto male che vada, se il primo giorno i bambini non riescono a salire dall'entrata principale tutti in una volta, perché siete tanti, oggi ci sono altri 7 iscritti, stamattina c'erano altri 7 iscritti. Pensavamo di farli salire da via Branco, se per caso un giorno o due non si arrivava in tempo. Però ci hanno detto che per giovedì mattina i bambini possono entrare dall'entrata principale. Io su quello che l'istruzione vi posso rispondere, ma con mia coscienza vi posso anche garantire, perché qua ci sono mamme che ci conosciamo dall'infanzia, compagni d'infanzia di mia figlia Vanessa, quindi so quello che c'è lì dentro. A uno, se non mi credete, vi posso portare, vi posso fare vedere da dove è entrata l'acqua, da dove è stata incanalata, fino al corridoio, perché le classi non le ha toccate, perché sono là sopra, sul tetto, il tetto è stato pulito dalla sabbia a Natale del 2013, quando c'è stato, ora non mi ricordo il giorno, ma mi ricordo che era Natale perché c'erano tutti i fiori natalizi in giro. Intanto grazie per averci accolto nella vostra sala. Numero 1, mi dispiace che non ci sia l'assessore Carella, comunque in termini tecnici sicuramente ci può dare più indicazioni. Forse, assessore Neri, abbiamo due visioni diverse.
Io insieme ad altri componenti del consiglio d'istituto ieri eravamo a scuola. Lo so. A scuola non c'è stata una squadra ieri, è venuto solo una persona della ditta per fare un ulteriore sopralluogo, perché a quanto pare i lavori da eseguire erano più grandi rispetto a quando avevate fatto il primo sopralluogo. Sabato, stranamente, sono venuti a togliere parte dei pannelli, sì, ed è finita lì. Sì. L'altro 50% dei pannelli, fino a ieri pomeriggio, era ancora sui tetti. Non c'è più. Quindi l'avete fatto questa mattina? Certo. Perfetto, va benissimo, io ne prendo atto. Ma il problema, dico, non è quello. Il problema è che a ogni infiltrazione di acqua, a ogni temporale, la scuola Ugo Foscolo ha delle... ha una situazione che è devastante, perché una volta è il tetto di destra, una volta è il tetto di sinistra, una volta sono i pluviali otturati tra l'altro per non curanza di ordinaria manutenzione, perché sfido chiunque a pensare che se durante il periodo estivo i pluviali venivano controllati, comunque non succedeva quello che doveva succedere. Sì, è vero, l'acqua è stata eccezionale, ma ricordiamoci che siamo in una struttura con pannelli di cartongesso. Se è entrata nelle case dove praticamente sono case edificate con il cemento, figuriamoci, quindi il danno è maggiore. E vi ricordo anche che quella è l'unica scuola che noi abbiamo. Dal 2004 sapete benissimo che è stata chiusa la Ugo Foscolo per i motivi che non voglio stare in casa. Quindi la vostra attenzione dovrebbe essere maggiore nei confronti di quella scuola, e invece ci ritroviamo sempre con rattoppi costanti, perché a gennaio di quest'anno 2015 è stato fatto effetto della prima elementare, stesso problema, effetto piscina sul terrazzo, infiltrazione d'acqua, se ne sono venuti giù i pannelli. Poi meno male è successo in un weekend, i bambini non c'erano, andiamo sempre alla ricerca della fortuna che la scuola non ci siano presenti i bambini. Cade un albero, perfetto, allora di somma urgenza vengono fatte le puntature degli altri. Ma io mi chiedo, la vostra costanza nel controllare comunque le vostre strutture e con maggiore attenzione le strutture dove ci sono dei bambini, mi chiedo dove sta? Perché tutto questo succede per la mancanza di ordinaria manutenzione. Io non riesco a capire perché è una cosa che non si riesce a comprendere e non la fate diventare operativa. Ogni anno sono sempre con gli stessi problemi. Quando inizieranno le giornate invernali si riaprirà il problema degli impianti di riscaldamento. Nessuno che va a controllare gli impianti, che va a controllare le cose. Non è vero, perché gli impianti sono stati controllati. Ogni anno è stato così. Ogni anno. Quindi noi chiediamo oggi, in ogni caso, garanzie di sicurezza per la scuola Ugo Foscolo, al di là di quello che è successo con le infiltrazioni. Vogliamo tutte le attestazioni, ecco perché volevo che ci fosse l'assessore Garella, accompagnato possibilmente da un dirigente tecnico. Adesso verrà. Perché adesso non verrà. Credo che comunque per i tecnici lui ci possa dare delle indicazioni. Non lo so, adesso lui verrà. Quindi darà... questo è quanto. Di sicurezza che noi chiediamo, a parte diciamo lo stato dei lavori attuali, ma sta benedetta Ugo Foscolo, un certificato di agibilità e di abitabilità, ce l'ha o non ce l'ha? Perché io ogni anno puntualmente l'ho richiesto, l'ha richiesto anche la scuola, ho tutti gli atti qua, l'ultima richiesta è stata fatta a febbraio del 2015. E non gli hanno risposto? No, neanche per gli impianti di sicurezza, neanche per gli impianti antincendio, nulla. Quindi io mi chiedo oggi, noi come possiamo stare tranquilli?